inizia la Settimana Santa. Anche quest'anno, per poco meno di una settimana, il Festival di Sanremo tornerà a monopolizzare l'attenzione su radio, TV e web. Un festival che mai come quest'anno inneggerà gli anni 90 e 2000, con il ritorno di Paola e Chiara, Articolo 31, Gianluca Grignani, Giorgia, Anna Oxa e ovviamente anche i cugini di campagna. Ma come tutti noi sappiamo, Sanremo non significa solo musica, bensì anche trash e disagio a palate. E non è certo una novità degli ultimi anni. Semplicemente negli anni 50 non c'erano ancora gli smartphone a riprendere la rissa nel salone del casinò, Raggino La Pilla e Cinico Angelini che si contendevano il cuore di Nilla Pizzi. Così come la stecca di Mina nel 61 non divenne un meme. E il boicottaggio delle case discografiche del 1975 non si trasformò nell'argomento principale dei palinsesti di ogni rete ed emittenti TV, perché quanti canali c'erano in televisione nel 1975? Sanremo è sempre Sanremo. Anche nelle brutte intenzioni della maleducazione delle star in gara, pronte a catalizzare l'attenzione come fece Vasco, che negli anni 80 smascherò pubblicamente il playback. Pensate che nel 1998 il Financial Times descrisse la kermesse una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche. E sapete che vi dico? Che adesso è davvero giunto il momento di ripercorrere insieme il meglio e anche il peggio del festival degli ultimi 30 anni. E sinceramente non vedevo l'ora. Per cui mettetevi comodi con la vostra copertina e lasciate che vi sblocchi un po' di ricordi. I 90s sono stati gli anni dello strapotere di Pippo Baudo, alla conduzione per ben 5 edizioni. Se parliamo degli anni 90, così di getto sfida ad avere due immagini differenti da quella di Elio e le Storie Tese che cantano La Terra dei Cachi nel 1996 e il finto tentato suicidio di Pino Pagano nell'anno prima. Andiamo con ordine. Tanto per cominciare, il 1990 fu l'anno in cui Striscia la Notizia decise di prendersi l'impegno di cui veramente non potevamo privarci di seguire seriamente il festival, cominciando così col botto con l'annuncio a pochi minuti dall'inizio della finale dell'ordine esatto dei primi tre classificati. Il Festival 91 invece fu all'insegna dei chilometri di cosce della strana coppia Sabrina Salerno e Gio Squillo, che mandarono in tilt l'Ariston al grido di Siamo Donne. Nel 92 invece l'attenzione di tutti fu catturata da Mario Appignani, il disturbatore seriale Cavallo Pazzo, che fece interruzione annunciando, sbagliando, ma parliamone, la vittoria di Fausto Leali. L'anno seguente, mentre una giovanissima Laura Pausini ci raccontava di Marco che se n'era andato e non tornava più, l'altrettanto giovane collega Filippo Neviani in Arte Neck si spendeva in una strappa storia lacrime musicata contro l'aborto, o meglio, contro il fatto che la fidanzata di un suo amico potesse decidere di interrompere anzitempo una gravidanza non proprio desiderata. Consiglio spassionato, andatevi ad ascoltare l'edizione di Mangoni. Il 1994 vide lo schieramento tra i campioni di un'improbabile formazione di 11 cariatidi su ispirazione calcistica, che cantò riunita sotto il nome di Squadra Italia. A proteggere la porta Giuseppe Cionfoli con Lando Fiorini libero davanti alla difesa, composta da Jimmy Fontana, Rosanna Fratello e Vilma Goic. A centrocampo linea 4 con Mario Merola, Gianni Nazzaro, Donny Sant'Agata e Nilla Pizzi. In attacco tandem di qualità con Manuela Villa e il capitano Wes. La canzone doveva essere un omaggio alla tradizione del bel paese, ma il risultato finale fu un pezzo da balera degno di Tele Lombardia o Antenna 3. E arriviamo finalmente al 1995 con il già citato finto suicidio di Pino Pagano, che ancora oggi pare sia avvenuto con il supporto di qualche insider della Rai, ma completamente alle spalle di Pippo Baudo, eroe senza macchie e senza paura, che si trovò a scavalcare i parapetti dei palchetti per trarre in salvo l'aspirante morto di fama. Il 96 fu l'anno degli eli di Pippo Baudo, che si mormorò avesse manomesso i risultati delle votazioni in persona pur di non far trionfare La Terra dei Cachi e consegnare così il titolo a Ron e Tosca. Nel 97 vinsero i Jalis, trionfo anticipato anche questa volta da Striscia la Notizia in un modo non proprio convenzionale. Ma nello stesso anno a conquistare il cuore delle teenager fu quell'esperimento fallito chiamato I Ragazzi Italiani, che con vero amore fecero sognare tutte per un istante di avere a casa i nuovi Backstreet Boys. E invece no. E poi ovviamente il trionfo di Paola e Chiara. Che annata magica il 97. La furia dei fan di Madonna si abbatté contro Raimondo Vianello nel 1998, che forse non aveva granché capito il peso di Lady Ciccone e che dopo la sua esibizione leggendaria di Frozen venne allontanata dal palco come una squinzia qualunque. Dobbiamo andare avanti, grazie, thank you very much, ciao, ciao. A chiudere il decennio e a dare via alla moda che si sarebbe vista negli anni a venire, la sempre più avanti di tutte, Anna Oxa, con pantaloni a vita bassissima, praticamente inesistente e perizoma in vista. Uno
scandalo! I 2000 furono gli anni degli esperimenti. A partire dalla prima edizione del nuovo millennio ci fu un'apertura a tanti suoni nuovi. Vedi per esempio i Subsonica esordienti all'Ariston o le ospitate dell'anno dopo, che va detto non andarono affatto bene. Raffaella Carrà, sempre troppo avanti, anche lei, azzardò due inviti internazionali estremamente orientati a un certo tipo di pubblico giovane. Sto parlando ovviamente di Eminem e i Plasivo. Slim Shady, accompagnato dai D12 all'esordio assoluto in Italia, e Brian Molko, che con la sua band, un po' ubriaco, un po' no, sfasciò la chitarra in sfregio al pubblico pettinatissimo dell'Ariston. E in tutto questo ci fu il caso sottotone Striscia la Notizia, con l'accusa al gruppo hip hop di aver copiato da Bye 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 degli NSYNC. A proposito, ve l'ho mai spiegata bene questa storia? Secondo me no, quindi scrivetemi nei commenti se volete un approfondimento sulla questione sottotono e della persecuzione di Striscia la Notizia a Tormento e Fish. Il 2002 fu l'anno di un'altra coraggiosissima scelta, invitare le Lollipop in gara tra i big. Con una canzone che, sì, raccontava che dopo un anno ancora erano lì, tra emozioni e sogni senza età, ma che forse poi quei sogni si stavano per infrangere su una delle esibizioni che oggi risultano leggendarie, ma per i motivi sbagliati. Ma ragazze, non possiamo non volervi bene, anche proprio per questo. L'esordio delle Lollipop venne seguito a ruota da quello degli AFL 65 con un pezzo meraviglioso, ma fuori luogo, durante il Sanremo di quegli anni, come un cotechino in una moschea. Siamo noi, sempre solo noi, quelli che... Baudo ci aveva provato e io guardai il festival praticamente solo per loro. Il 2004 fu semplicemente l'anno della seconda edizione meno vista di sempre e tra poco vi svelerò qual è stata la peggiore di tutte. Mentre il 2005 fu un anno tutto turbo pop tra Modà, Velvet, Alexia, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Negramaro e Le Vibrazioni. Il 2006 fu un altro anno della top 5 dei peggiori per ascolti, come del resto testimoniato dalla vittoria di Povia e dal Cristicchi Gate che credo non si ricordasse proprio nessuno. Nel 2007 invece ci fu un mix di ospiti assurdo. Ci Soul Sisters, Miguel Angel Muñoz e i Take That, così per gradire. E adesso ragazzi voglio un minuto di silenzio per il rullo di tamburi. L'edizione meno vista di sempre fu quella del 2008, con un Pippo Baudo arrivato completamente e ampiamente bollito alla fine del proprio ciclo di conduzione sanremese. Tipo per sempre. Grazie Pippo, ma anche basta. Però TVB. A chiudere il primo decennio del nuovo millennio, il 2009, l'anno di Maria De Filippi e Marco Carta, di Arisa e di Povia. Un Sanremo bipolare, insomma. Poteva andare peggio? Sì, forse? Gli anni 2010 sono stati quelli dei figli dei talent. A cominciare da Valerio Scanu, che ci insegnava a fare l'amore in tutti i luoghi e in tutti i laghi, mentre Emanuele Filiberto insieme a Pupo e a Luca Canonici coinvolgevano l'orchestra dell'Ariston rischiando di vincere la manifestazione. Nel 2011 il duetto memorabile di Luca e Paolo, co-conduttori, con il quale sputtanarono letteralmente Berlusconi e Gianfranco Fini. Farfalla di Belen invece sono le tre parole che racchiudono l'edizione del 2012, di cui effettivamente ci si ricorda di poco altro, a differenza dell'anno successivo che vide il grande ritorno all'Ariston di Elio e le Storie Tese. Altra annata da dimenticare il 2014 e per la verità in parte anche il 2015, passata la storia per la conduzione fantasiosa di Arisa sotto antidolorifici insieme a Carlo Conti, ma soprattutto l'aver dato visibilità alla famiglia Anania, quella più numerosa d'Italia, tra marito, moglie e 16 figli. Ah sì, e poi vinsero quei bravissimi giovani vecchi del volo. In 2016... boh, che è successo nel 2016? Non me lo ricordo. In compenso, nel 2017, Diletta Leotta ci faceva la morale sul cyberbullismo. Mentre nel 2018, Claudio Baglioni trasformava il festival nel suo musical personale. All'esordio di Amadeus nel 2019, fuochi e fiamme per chiudere un decennio con il botto. La sbroccata di Ultimo contro Mahmood, con l'approvazione via Twitter di Salvini. La caccia alle streghe di Striscia la Notizia su Achille Lauro. Il pubblico in delirio per Queen Loredana Bertè, rimasta scandalosamente fuori dal podio. Al quarto posto Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me? Allora. Enrico Nigiotti che sbrocca perché si esibisce sempre troppo tardi. Bellissimo, stupendo, meraviglioso. E il meglio deve ancora venire.
Questa è la parabola di Amadeus. Questa è la storia di un uomo che si è messo in gioco quando, in fondo, chi glielo avrebbe fatto fare? Ha scommesso su se stesso ricominciando una seconda gavetta, che l'ha portato ai vertici degli uomini di Mamma Ra. Il 2020 fu l'anno di Elettra Lamborghini, l'anno in cui Diletta Leota ci insegnò che no, non siamo brutti, siamo semplicemente poveri. L'anno in cui tutti ci chiedemmo dove fosse finito Bugo. Bugo! Bugo! Altre grandissime dosi di trash nel 2021, con il nazischindio Orietta Berti, l'epilettico Aiello e i primi sussulti di Fanta Sanremo, esplosi definitivamente nel 2022, con l'inseguimento dei carabinieri. Finto a Emma Marrone. Le flessioni a petto nudo di Ercomi con Amadeus sul palco. I saluti alla zia Mara e le papaline. Per non parlare poi di Tananai e la sua esultanza per l'ultimo posto. O Arisa che si mangiava con gli occhi H7 nella serata duetti. Il grammofono di Giusy Ferreri. Iva Zanicchi che inneggiava al sesso della terza età con la sua canzone. E finalmente è arrivato il festival del 2023. Ma ve lo racconterò giorno per giorno sul mio profilo Instagram. Quindi seguitemi. Avete il link in descrizione. E se vi va, iscrivetevi anche al Fanta Sanremo, sempre il link rimane qua sotto. Ma cosa ci prospetterà il festival quest'anno? Lo scopriremo solamente tra una manciata di giorni, anzi, tra una manciata di ore. Io nel frattempo però non vedo l'ora che si manifestino queste belle vibes anni 2000, auspicando anche il ritorno con loro della Vita Bassa, che quasi quasi adesso posso permettermela, quindi perché no? No, eh? E questo è tutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo ricordo sbloccato. Ciao! Aspetta, aspetta, non te ne andare, ho una cosa importante da dirti. Lo sai che per tornare indietro nel passato non serve nessuna macchina nel tempo? Ti basterà rimanere qui sul mio canale e guardarti uno di questi due video. Ce ne sono più di 100 sul mio canale YouTube, tutti dedicati agli anni 90 e 2000. Io ti consiglio di guardarli tutti, ma... armati di fazzolettini, perché qui si piange fortissimo.